Mi chiamo Alessandro Zanetti, ho circa mezzo secolo di vita. Nel mio percorso fino adesso ho fatto svariati lavori, poi è successo che tanto tempo fa qualcuno mi offrisse del denaro per recitare su un palco o stare davanti a una telecamera. Da quel momento ho capito che anche quello dell'attore poteva essere uno dei tanti lavori appunto da fare in questi primi 50 anni. Allora, io credo che soprattutto in questi tempi sia necessario essere versatili il più possibile e poliedrici il più possibile, per cui io mi occupo appunto di improvvisazione teatrale, mi occupo di speakeraggio, lavoro come dicevo prima nell'ambito della prosa, insegno anche dizione. La passione per il teatro spesso nasce da bambini e così è stato nel mio caso, quando già mi dilettavo a fare delle piccole pièce teatrali in casa quando avevo 4-5 anni. Brescia è una città molto ricca di realtà teatrali, anche piuttosto attive, e chiaramente io ho mosso i primi passi qui sul territorio. Credo sia altresì importante quello di riuscire a uscire dalla città, dalla provincia o dalla regione per confrontarsi con altre realtà. Sì, beh, l'esperienza di cinema riguarda cortometraggi, mediometraggi, lungometraggi. Diciamo che forse l'apice, diciamo, di questa mia esperienza è stata raggiunta con un film prodotto da Rai Cinema di qualche anno fa. Aneddoti in generale, io consiglio la visione di una serie televisiva che si chiama Boris, che racconta tutto quello che avviene dietro una produzione. Per quanto riguarda le cose negative, soprattutto nell'ambito dell'improvvisazione, siamo abituati a fare di un errore un'opportunità, fare di un ostacolo una ricchezza, per cui mi riesce difficile pensare a delle situazioni negative, perché per indole noi le prendiamo, le trasformiamo in grandi possibilità. Durante il Covid, in questa bolla di silenzio che avevo intorno, ho fatto diverse anche cavolate che ho mandato sul web, ho tirato fuori la chitarra, la strimpello un po', e ho inondato i social di canzoni improbabili con titoli osceni che è meglio non riferire per questioni di censura. Realtà professioniste e realtà amatoriali penso che abbiano pari dignità. Ovviamente è molto importante capire dove ci si trova in un determinato momento e se si vuole fare il salto verso la professionalità, studiare il più possibile. Sicuramente il Covid ha creato ancora più difficoltà, se vogliamo, in questo mondo. Come dicevo prima, è importante essere poliedrici, occuparsi di tante cose per poter spendere al meglio le proprie competenze. Ho realizzato anche inaspettatamente diversi sogni nei miei primi 50 anni, spero di riuscire a realizzarne ancora tanti, quindi nella mia scrivania ci sono vari cassetti, dentro ci sono tanti sogni e nell'altro cassetto c'è anche un piano B, perché non si sa mai. Vale sempre la pena consigliare di provare a fare l'attore. L'importante è che si parta mossi dalla passione e non da un ragionamento economico.